Continuiamo le nostre interviste, ora siamo con un membro di giuria notissimo in Toscana e da queste parti, ma non solo, Serena Martinelli, attrice e conduttrice. Ben trovata Serena. Ben trovata, grazie. Parliamo prima di questa prima tappa del Summer Talent Show. In giuria, quali sono le aspettative? Ma le aspettative di trovare comunque una buona qualità di artisti, sia nel canto che in altre arti, perché così io le descrivo. E vediamo, io capisco anche l'emozione, perché insomma non è semplice, no? Stare di fronte a una giuria, no. Subirne il giudizio, quindi comunque l'importante è che ci sia divertimento, perché poi tu lo sai, siamo qui in una grandissima famiglia e quindi speriamo di divertirci e tanto passare una bella giornata tutti insieme. Parliamo della, ti do del tu, siamo amici della tua carriera, attrice, conduttrice, ci siamo conosciuti a Un Volto per Fotomodella, poi il resto è insomma è storia, come si dice. Quali sono le ultime attività che hai fatto? Allora, per l'appunto ho presentato la scorsa settimana la prima tappa toscana di Un Volto Perfetto. Per Fotomodella e si sa che sta riprendendo tutto piano piano, comunque ho iniziato anche con le televendite per aziende di abbigliamento e ci sono altri progetti in ballo, però ovviamente tutto è un pochino più a rilento vista comunque la gravità del periodo che abbiamo attraversato, però... Parliamo anche di cinema, sappiamo che sei un'attrice cinematografica, adesso una domanda generale, qual è dei tanti attori famosi con cui hai collaborato quello che ricordi maggiormente, con più simpatia? Adolfo Margiotta. Perché? Adolfo Margiotta, perché a parte è un grandissimo attore di teatro e di cinema, però è stata una persona con cui è stato bellissimo lavorare, perché non è solo un grande artista lavorativamente parlando, ma lo è proprio come una grande persona. Quindi ti arricchisce non solo artisticamente ma anche personalmente, quindi e siamo rimasti molto amici perché è una persona molto, molto semplice, molto alla mano. Io concluderei, sappiamo che sei anche un atleta e hai vinto anche un riconoscimento, ne vogliamo parlare? Sì, io sono allenata da Vittorio Scialdone, che è uno dei coach, dei preparatori più famosi in Italia, e appunto mi ha portato sul palco tempo fa, circa 2 anni fa, quando ancora si poteva gareggiare, e ho vinto il titolo italiano di Miss Model per la UABBA, che è una federazione nazionale, quindi grazie, grazie Vittorio. E noi ringraziamo Serena Martinelli, grazie Serena. Ciao a tutti, grazie a voi.